Franco Floris, primo appuntamento qui ad Andorra per presentare questo nuovo progetto liberal democratico repubblicano. Che cosa significa e dove puntate? Ma no, non puntiamo da nessuna parte, perché voi sapete benissimo che il Partito Repubblicano fa 0,00, ormai non è questo il punto. Il punto è mettere assieme un po' di persone, un po' di idee e portare un contributo che secondo me c'è molte persone che possono portare un contributo. Infatti l'ho chiamato laboratorio politico. E dunque un confronto pubblico stasera, ma che dovrebbe portare alla nascita di sezioni, di gruppi per discutere e parlare dei problemi che riguardano la nostra Liguria, ma anche la nostra Italia. Insomma, credo che il tema delle infrastrutture, il tema della sanità, il tema della legalità, credo che siano temi che interessano tutti noi e tutti noi abbiamo il dovere di partecipare e dare un contributo di idea. Dopodiché dove andremo non ha molta importanza. Io credo invece dove siamo e cosa vogliamo fare, insomma, esserci, io credo che sia importante esserci. Ecco. Io direi che se c'è un'occasione è quella di dire la propria, il proprio pensiero, la propria idea, essere, come dire, fare politica. La politica è un'arte nobile, è il tramite di fare qualcosa per gli altri. Dunque la politica è una cosa buona, nonostante purtroppo molti esempi non sono buoni, ma la politica è importante farla. Insomma, Floris va in controtendenza, visto il momento di antipolitica, e Andorra fa germogliare l'edera? No, non ho questa presunzione. L'edera soffre, sta soffrendo. Io mi ricordo, guarda, vi ricordo una storia di tantissimi anni fa. Quando presentammo la prima lista da Andorra al Partito Repubblicano, andai da un carissimo amico, che è sempre un amico, che è un parroco di Andorra, e gli chiesi il voto per il Partito Repubblicano. E allora lui mi disse: guarda, la vedi quella pianta di edera? Gli dico: sì, ecco, domani io la taglio. Questa è la risposta del mio amico parroco. Dunque non abbiamo questo tipo di presunzione, è difficile prendere voti. Oggi i veri grandi partiti lo sappiamo quali sono, quelli raccolgono voti di massa. Il nostro è un partito d'opinione. Io sono sempre stato repubblicano, me ne andai quando il partito si schiacciò troppo a destra, troppo a favore di Berlusconi, senza rendersi conto che ci avrebbe portato in una situazione complicata, diciamo così. Oggi il partito sta recuperando, come dire, una sua identità e credo che quando mi ha chiesto di partecipare ho accettato e lo faccio con grande piacere, in modo, come dire, con grande onestà. Non chiedo nulla e non pretendo nulla, non è questo il mio modo di essere.